Ieri, alla Sala da Torre, nell'ambito degli appuntamenti organizzati dal Centro Relazioni Culturali, è stato presentato il volume Il calcio nella mia vita, dedicato alla vita di Giorgio Bartolini. Alla presenza di tanti amici e appassionati di calcio, Bartolini ha raccontato cosa abbia rappresentato per lui questo sport, giocato sia in squadre importanti come la Juventus che in realtà minori, senza mai perdere valori e principi. Bartolini, uomo e calciatore, che in 289 partite non è mai stato cacciato da un campo per un'espulsione. A fianco di Giorgio Bartolini ieri vi erano anche Gian Antonio Mingozzi, che del libro ha curato la prefazione, Andrea Mandorlini, dalla lunga esperienza di giocatore e allenatore, e la gloria juventina Gino Stacchini. Il calcio nella vita di Giorgio Bartolini, adesso anche un libro, Il calcio nella mia vita appunto. Cosa ha rappresentato per lei questo sport? Più che uno sport, intendiamo come sport quasi 60 anni della mia vita. Lo sport mi è servito soprattutto per scaricare le tensioni avute in altri campi. Mi ha aiutato molto. Senta, il suo nome non si può non collegare al calcio, ovviamente Ravennate e non solo. Perché appunto sono stati tanti momenti importanti nella sua carriera, nella sua vita. Quali sono quelli che ricorda maggiormente? I buoni o i meno buoni? Entrambi. Uno e l'altro. Il meno buono è l'infortunio che ho avuto al ginocchio dopo il primo anno alla Juventus, che mi ha condizionato per il resto della mia vita sportiva. I buoni sono quelle cose che ho fatto nel calcio anche senza l'utilizzo al meglio delle mie ginocchia. Mi è riuscito di fare qualcosa, sia giocando e soprattutto dall'esterno, affrontando situazioni molto difficili che mi è riuscito spesso di risolvere. Quello che ricorda con più affetto? Direi una partita fatta con la Juventus, che adesso non mi ricordo quale, che giocammo in casa della Fiorentina, che vinse il campionato quell'anno. Perdemmo 2-0, ma giocai una partita splendida, lo dissero tutti i giornali, quello me lo ricordo molto. Al calcio di oggi cosa rimprovera e cosa le piace invece del calcio di oggi? Non mi piace molto il calcio di oggi, non mi piace perché è monotono, non so se sia perché mancano i giocatori o perché gli allenatori non gli consentono di fare l'espressione di quelle cose tecniche che sarebbero necessarie. Il calcio di oggi italiano non mi piace. Senta, per essere un grande campione di calcio secondo lei serve più un buon piede o un gran cuore? Beh, uno e l'altro. Non può mancare una delle due cose. Il calcio Ravennate invece cosa augura? Auguro di andare avanti come sta facendo adesso. È ottimamente diretto dal presidente amico mio Alessandro Brunelli, e ha un ottimo allenatore e stanno giocando veramente nel modo giusto. Auguro che possano continuare così. Oggi appunto viene presentato il libro di Giorgio Bartolini, perché è importante per Ravenna? Importante per Ravenna perché è stato un non Ravennate che si è immediatamente accreditato come un Ravennate doc. Lui veniva da Parma, una giovane promessa del Parma che poi è esordito nella Juventus, ha fatto 17 partite nella Juventus, poi è stato nel Livorno, poi a Ravenna, nel suo e nel nostro Ravenna. È stato anche un esempio parallelo di vita professionale, è stata una persona limpida che ha aiutato molti calciatori ad essere modesti e nello stesso tempo ad essere intelligenti. Non è di tutti i giorni una persona che riesce a trasferire l'esperienza calcistica anche nell'attività professionale, anche come presidente del Ravenna, anche come sostegno di una squadra che aveva bisogno, diciamo, del meglio che Ravenna poteva offrire. Questo Bartolini lo ha fatto e per noi è un'icona che continuerà a dare il proprio contributo. Ma grazie a lui abbiamo imparato molto cosa significa l'onestà nel calcio e l'onestà nella vita civica.